spesa. Sì, ho fatto la spesa, lascia qui. Ecco qui. Cosa hai comprato di bello? Ho preso il mangime per il pesce rosso. Ah, oh, per il pesce rosso, che meraviglia. E io lo butto in acqua? No, guardi, il pesce lo tiro fuori, apparecchio la tavola e lui mangia di fronte a me. Oh, madonna, veramente? Sì, sì, come no. Apparecchio, metto i piatti, tutto. I piatti metto? Piatti, metto i piatti, i tovaglioli, le posate. Oh, infatti c'è il coltello per il pesce. Eh sì, lo fanno per lui, lo fanno per il pesce. Certo, come no. Insomma, ma che brava persona, fa bene. Apparecchia tutto, bicchieri, acqua. Sì, vino, bianco perché sa col pesce. Ma non l'avevo mai sentita questa, complimenti. Grazie. E quindi lei tutti i giorni mangia col pesce? Sì, tranne il venerdì, perché se lo tiro fuori lui un po' si preoccupa. Certo, venerdì. Comincia un po' a pensar male. Insomma. E poi una volta che ha mangiato però lo ributta subito in acqua. No, guardi, aspetto 3 ore perché ho paura che faccia congestione. Sì. Vai in acqua subito. Magari sta male. Devo dirvi, qualche difettuccio la nostra Vanessa ce l'ha, a parte le orecchie di ventola, quelli esteriori. Ma come carattere, ha fatto licenziare gli autori, è capricciosa, disobbediente. Vi prometto che non è vero, non è vero. La truccatrice, la costumista, il cuoco, l'autista, questo non lo voglio, questo no, questo no. Ah, io capisco, tu dici così perché tu vuoi quelle donne lì che... come cagnolini che ti leccano. Perché no? Cioè, Subito, sarebbe insomma, bello. Quelle che ti dicono, sì Claudio, sì pelato, no, sì pelato, vuoi, anche no. Quello che fai. Sì. Vuoi la donna così? Perché no? Va bene. Quella donna che dice, sì signor, es mi son, como no, como no. Beh. Bailador, bailador, me gusta el son, sì signor, como no. Dice, io vorrei fare l'amore con te. Tengo este son che es fruto di che caglia del monte e del campo de caña, dell'uomo del monte, che nasce dell'alma, lleno de cielo azul y palmas, sì, señor. Questa non l'ho capita. Io tengo mi son. Buonasera, buonasera, buonasera. Edizione straordinaria del nostro TG. Pochi minuti fa è andata a fuoco la villa di Arcore di Berlusconi, ma colleghiamoci telefonicamente col nostro inviato sul posto. Mingozzi, ci sei? E se chi è? Sono Sandokan, Mingozzi. Sei collegato con i TG, sveglia. Senti, cosa si vede dai cancelli della villa? Sono ancora in tangenziale, direttore, c'è traffico. Sono veramente contento di essere in mezzo a questo pubblico che ride, scherza e si diverte. Eppure c'è della gente che sta male. Povero Silvio, Silvio sta male. Ce l'hanno tutti con lui. No, vabbè, tutti. Dio mio, lui si è sacrificato. E questo è il ringraziamento. È sceso in campo. E lo ha fatto per noi. Ragazzi, sciarpata finale, grazie. Tutti con le mani su, via. Sciarpata, coro. Noi siamo i papi ultra. Non fateci incazzare. Che se veniamo da son fatti vostri. Mincia fazzicchio. Noi abbiamo il nostro slogan, defendemos l'allegria. Sono solo parole. Volete metterci un po' di musica ce la fate? Defendemos l'allegria. Defendemos l'allegria.